Nel video di oggi vi mostrerò una base strutturata su un accordo quoiato. Vediamo com'è fatta. Benvenuti o bentornati sull'Apprendista Profumiere. Io sono Emanuele e in questo canale parlo di profumeria. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Bene, detto questo, iniziamo a parlare della formula di oggi. Oggi vi farò vedere come costruire una base. Una base strutturata su un accordo quoiato. Costruire le basi è molto utile perché potete utilizzarle in formula come fossero delle singole materie prime. Quindi questo innanzitutto darà molta più complessità alla formula e vi permetterà di creare quei dettagli che altrimenti non riuscireste a creare. E poi anche un discorso di praticità perché avendo le basi già pronte, dopo vi limiterete a mettere la base direttamente, appunto, una piccola quantità o quello che vi serve in formula senza dover pesare ogni singola materia prima per cercare di creare quell'accordo che potrebbe anche non essere giusto. Perché comunque la base è una cosa che voi pensate prima, che strutturate, che provate e che vedete come si evolve, come si comporta. Invece, facendo questa cosa, come dire, in tempo reale, al volo, mentre state facendo una formula, vi porterà via un tantissimo tempo perché magari quell'insieme di materie prime potrebbe non funzionare con i quantitativi scelti lì per lì. Bene, le materie prime che ho scelto per questo accordo sono tutte materie prime che hanno una nota quoiata. Sto parlando di una nota appunto di pelle conciata. È una nota bellissima, una nota molto sensuale se usata bene. È forte, dà carattere e dà molta profondità alle fragranze. In questo io ho scelto le seguenti materie prime. La prima è il safranal. Il safranal è una nota speziata. Si tratta di safrol, è un isolato dello zafferano ed è la molecola responsabile dell'aroma appunto dello zafferano, ce n'è un quantitativo abbastanza importante. Il safranal, ve ne ho già parlato in un altro video, è una materia prima fantastica da mettere in testa perché ha una pressione vapore altissima, quindi proietta molto e si sente parecchio in apertura. Ha dei tratti speziati, ovviamente. Ma anche una bella nota quoiata. Le altre due materie prime che ho scelto sono le foglie di cedro e le foglie di mango. L'olio essenziale di foglie di cedro ha delle note legnose, ha delle note balsamiche, tipiche delle conifere, ma anche qualche tratto quoiato. Le foglie di mango, ecco, la foglia di mango è una di quelle materie prime molto strutturata, ha una bella evoluzione, nel senso che apre con delle note fruttate, di frutti esotici, di pesca, per poi virare al fieno, al tè verde, il tutto avvolto da questa bellissima nota rotonda quoiata. Poi in questa formula ho inserito la betulla russa perché dà fumosità e legnosità, migliora un po' il chiaroscuro e dà un po' di profondità. Ho aggiunto anche lo storace perché ha una nota sicuramente quoiata, ha una nota un po' animalica, ma dà anche un po' di calore, di dolcezza all'accordo. E soprattutto ha una pressione vapore molto bassa, quindi migliora la persistenza, rimane bello vivo sul fondo. Infine, non per ultimo di importanza, il cipriolo, anzi, questa materia prima è proprio la protagonista di questo accordo. Nella slide che sto per mostrarvi, capirete anche il perché. Vediamolo insieme. Ecco, rispetto alle altre formule, questa piramide è un po' particolare, nel senso che il cipriolo, ok, la nota quoiata è il filo conduttore, ma qui il vero filo conduttore è il cipriolo perché parte dal fondo e attraversa tutta la piramide, segue tutta l'evoluzione dell'accordo,
parte con queste note molto forti, fumose, incensate, canforacee, cuoiate, che vanno a stuzzicare un po' il trigemino, quindi sentirete un po' quella piacevole vibrazione sul nervo, per poi sprigionare una serie di note speziate calde, tipo cannella, chiodi di garofano, poi finire con la parte più legnosa che ricorda un pochino il vetiver. Ha una persistenza incredibile. Quindi lo troverete insieme allo Storace sul fondo, a distanza di ore e ore sui tamponi da profumo. Ho diluito un po' di cipriolo in soluzione alcolica al 25%. Sentiamolo insieme perché è una di quelle cose che non mi stanco mai di sentire. No, è incredibile. Vi dico solo che per quanto mi riguarda, questo potrebbe essere un profumo fatto e finito, perché, come vi dicevo, ha una grandissima evoluzione, non ha bisogno di altro, cioè io questo lo indosserei tranquillamente. È anche un po' dolce, c'è questa parte speziata di cannella, chiodi di garofano che crea un alternarsi di percezioni olfattive, quindi rispetto a tante altre materie prime che hanno una bellissima evoluzione, quindi partono da un punto A per arrivare a un punto B, il cipriolo le alterna, è come se giocasse con il nostro olfatto, è veramente una bellissima materia prima. Vediamo insieme i quantitativi della formula per la base. Questa è una formula a 5 grammi, abbiamo quindi un 2% di safranal, 30% di cipriolo puro. Questo cipriolo io l'ho comprato da Hermitage Oils Italia, in qualità altissima. Non so se il sito è tornato online, provate a verificare perché hanno avuto diversi fermi per maternità. Quindi non so se è nuovamente attivo, comunque sono molto carini, molto disponibili, rispondono sempre a qualsiasi domanda sulle materie prime che vendono. Poi abbiamo un 6% di betulla russa, questa l'ho acquistata da Thalia Essence, è buonissima, pura al 100%, io l'ho usata in diluizione all'1% perché è fortissima, cioè usarla pura su 5 grammi è praticamente impossibile. Poi abbiamo un 8% di foglie di cedro, poi abbiamo un 24% di foglie di mango. Qua stiamo parlando di un'assoluta, l'ho acquistata sempre su Hermitage Oils. Questa viene venduta già diluita al 50% perché è molto molto viscosa. Io l'ho diluita ulteriormente, la uso al 5% perché anche questa è molto forte. E infine abbiamo un 30% di Storace acquistato su Ateneo dell'Olfatto perché ne ho anche altri e hanno dei tratti molto più animalici rispetto a questo di Ateneo dell'Olfatto, quindi per questa formula ho preferito utilizzare lo Storace un pochino più pulito, un pochino meno aggressivo, perché già è un accordo molto aggressivo questo qui, per cui non volevo calcare la mano. È diluito al 30% in alcol, buon gusto, 96 gradi, e direi che abbiamo visto tutto quanto. Mi sembra di aver detto tutto, fate le vostre prove, ovviamente aspettate il periodo di maturazione, questo non mi stancherò mai di dirlo, perché cambia tantissimo, si uniscono le materie prime, si miscelano bene, per cui farò un video sul periodo di maturazione e anche su quelle tecniche per abbattere questi tempi, per cercare di ridurli al minimo. Ne parleremo in un altro video e vi dirò un pochino come accelerare questo processo. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.